Grazie Presidente La Porta, buongiorno a tutti. Io in primis porto i saluti del Ministro Martina unitamente ad un augurio di buona riuscita dei lavori. Vorrei particolarmente ringraziare ISPRA per aver organizzato questo evento e per il rapporto che ritengo contenga degli elementi davvero validi per un approccio sistemico al problema. E fa davvero piacere, come diceva il Presidente La Porta oggi, vedere accanto alla comunità tecnico-scientifica tanta società civile, ma soprattutto tanta società civile giovane. Questo è il segno che si tratta di un argomento, per riprendere l'aggettivo utilizzato dal Presidente prima, affascinante, ma è una sfida interessante, ed è una sfida che per buona parte sta nelle mani dei nostri ragazzi. È una problematica importante, negli ultimi anni è emersa con forza in tutti i consessi internazionali. Expo 2015 l'ha portata alla ribalta. Pensate che la problematica delle eccedenze, perché bisogna parlare dell'uno e dell'altro, eccedenze e sprechi sono due cose distinte, è stata incardinata all'interno della Carta di Milano, che rappresenta l'eredità di Expo 2015. Ma vorrei anche citare, a parte il fatto, sapete benissimo, che è tra le priorità dell'Agenda 2030, quindi tra le sfide più importanti a livello globale, riconosciuto come tra le sfide più importanti del nuovo millennio. E poi vorrei citare due eventi particolari. Uno è il G7 che si è svolto quest'anno a Bergamo, dove vi è un passaggio importante nell'ambito del comuniqué dei ministri dell'agricoltura sulla necessità di un'azione incisiva per limitare per ridurre gli sprechi alimentari. Un altro è il G20, sapete, il G20 è quel consesso un po' più allargato, all'interno del quale non ci stanno solo i paesi industrializzati, ma un po' anche le economie cosiddette emergenti, c'è il Brasile, c'è il Sudafrica, ci sono i paesi asiatici. In Turchia, due anni fa, nell'ambito di un G20 agricolo, c'è stata una sessione dedicata agli sprechi alimentari, con la decisione condivisa, unanime, di costituire una piattaforma di scambio di buone pratiche, di best practice presso la FAO. Quindi, comunque sia, come vedete, la comunità internazionale si sta muovendo, prestando grandissimo interesse a questa problematica. Ed è una problematica che non è disgiunta da altre problematiche, ma è interconnessa ad altre problematiche. Ne cito due in particolare: la sicurezza alimentare. Sapete, avrete sicuramente letto, mi rivolgo anche ai ragazzi particolarmente, come uno dei problemi che ci troveremo a affrontare nei prossimi anni è quello di migliorare la sicurezza alimentare, intesa come approvvigionamento alimentare a chi in questo momento non ce n'ha a sufficienza. Sapete, i dati della FAO stimano che bisognerebbe aumentare la produzione agricola del 70%, è un po' un balletto di dati, ecco. Però di fatto, cioè, a volte un anno bisogna aumentare del 75%, un altro anno del 70%, un altro anno del 65%, ma di fatto c'è che bisogna aumentarla, ecco. Ma bisogna aumentarla chiaramente in modo ragionevole e sostenibile soprattutto. E questa problematica è interconnessa alla problematica della sicurezza alimentare, non può non essere considerata insieme. Un'altra problematica connessa con la questione degli sprechi è il cambiamento climatico. Quindi, come vedete, è un qualcosa che bisogna affrontare in modo organico e non circoscritto, ma bisogna affrontarla con un approccio quanto più organico e quanto più sistemico possibile. E questa è peraltro una problematica che è interconnessa anche ad ambiti di competenza dei nostri rispettivi ministeri, l'agricoltura e l'ambiente. L'una ha bisogno dell'altro e viceversa. Su questo ormai credo che si possa dire che agricoltura ed ambiente nelle sfide del nuovo millennio vanno e andranno di pari passo. Io ho avuto modo di leggere, seppur frettolosamente, lo citava ieri il Presidente in aereo, il rapporto di ISPRA. Bisogna considerare una cosa:
Lo dicevo prima, avere a disposizione delle metodologie, dei dati, degli elementi è un qualcosa di indispensabile per due motivi. Al fine di creare quello che è l'approccio migliore per affrontare il problema è quello di capire dove dobbiamo o possiamo arrivare. Perché se vogliamo arrivare a cosiddetto obiettivo più ambizioso, no? Avete sentito, si parla di spreco zero, ma lasciamo stare lo spreco zero, che è un obiettivo in questo momento forse un po' troppo ambizioso, ma ridurre lo spreco di una data percentuale. Bene, abbiamo bisogno di capire da dove partiamo. Quindi abbiamo bisogno di dati, metodologie e numeri certi, e su questo in questo momento credo che si sta lavorando. Il rapporto di ISPRA porta un notevole contributo, ma credo che ci sia ancora della strada da fare, perché se noi guardiamo ai numeri, a volte i numeri non collimano perfettamente, quindi questo è uno sforzo importante, perché al di là dell'approccio, il dato, l'elemento ci dà non solo l'approccio migliore, quindi la scelta di quella che può essere il percorso migliore, ma ci fornisce anche la misura di quello che possiamo fare per raggiungere un determinato obiettivo. Ora, adesso ho sentito citare prima nell'intervento del Presidente Laporta gli cosiddetti stati nordici. Noi pensiamo sempre che i nostri amici, non dico cugini, amici nordici siano sempre più avanti in tutte le problematiche, eccetera. Però in Italia non solo non siamo all'anno zero, ma vi posso dire che siamo molto avanti su questa problematica, molto avanti. Abbiamo una legge, abbiamo l'anno scorso la legge 166 del 2016, che è meglio conosciuta, più comunemente conosciuta come legge GAD. Si tratta di una legge molto innovativa e che approccia in maniera sistemica al problema, ma soprattutto porta chiarezza in due definizioni che ritengo siano essenziali: cosa sono le eccedenze, cosa sono gli sprechi. Questo è importante fare un distinguo. Devo dirvi questo, che noi abbiamo presentato come delegazione italiana la legge GAD nell'ambito del Comitato Speciale Agricoltura, che è il cosiddetto, vedo qui qualcuno che si occupa di agricoltura quindi capirà bene, il cosiddetto core per l'agricolo, sarebbe la riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri. Abbiamo avuto una sessione dedicata alla legge GAD e devo dirvi che tutti i miei colleghi, compresi i nostri amici nordici che spesso sono molto avanti, sono rimasti molto impressionati per l'approccio che abbiamo in Italia su questa problematica. Quindi molto si può ancora fare. Dicevo prima eccedenze e sprechi. Cosa intendiamo per eccedenze? Per eccedenza intendiamo tutto quello che per diversi motivi, quindi per svariati motivi, non è venduto, non è commercializzato, non è consumato, ma che tuttavia può trovare impiego sia a fini umani sia a fini dell'alimentazione del bestiame, fini mangimistici, diciamo. Mentre per spreco si intendono quei prodotti che non sono utilizzati per diverse ragioni a fini alimentari, che sono invece destinati ad essere smaltiti. Ora, partendo da queste due definizioni, è necessario inquadrare le possibili politiche, i possibili percorsi da attuare al fine di. Sono tre punti fondamentali: prevenire le eccedenze, riutilizzare le eccedenze, ma dando priorità ai fini alimentari. Quindi c'è una gerarchia nel riutilizzo delle eccedenze. Il terzo punto è quello di limitare, ridurre quanto più possibile gli sprechi. Ora, in questo credo che il rapporto di ISPRA fornisca un buon approccio sistemico al problema. Ma adesso, dopo aver fatto questa premessa, consentitemi un po' di vendervi il prodotto, cioè quello che fa il Ministero dell'Agricoltura. Io vorrei pure dirvi che noi lavoriamo e lavoriamo anche in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. È una tematica, come dicevo, della quale si sta iniziando a parlare. Io mi occupo di politica internazionale, di politica comunitaria, e devo dirvi che non c'è riunione a livello internazionale o a livello comunitario in cui ormai questo tema non sia in agenda o sul tavolo all'ordine del giorno, questo posso dirvelo. Non si tratta di un argomento che è cosiddetto fashion, è un argomento interessante, e questo argomento
è entrato anche all'interno della politica agricola comune. Non so quanti di voi conoscono, forse la conoscono come acronimo, la PAC, la politica agricola comune, è una delle politiche più vecchie, forse la più vecchia, sicuramente la più vecchia, è la, per tanti anni e per tanti decenni la più importante anche a livello finanziario all'interno dell'Unione Europea. Ebbene, per la prima volta all'interno della politica agricola comune, siccome siamo in una fase di revisione di questa politica, quindi stiamo iniziando il dibattito che ci porterà ad adottare la nuova politica agricola comune, in questo momento si sta iniziando anche a parlare di come incardinare questa problematica all'interno della politica agricola comune. Devo pure dirvi che, ad esempio, noi abbiamo avuto l'anno e mezzo fa, chiedo adesso conferma, l'audit della Corte dei Conti. La Corte dei Conti europea è venuta, andata in tutti gli Stati membri, per verificare all'interno della politica agricola comune cosa si facesse contro gli sprechi. Quindi vi sono delle azioni non troppo specifiche e non lo sono state, devo dirvi. Però adesso si sta dibattendo su come inserire questa problematica all'interno di questa politica comune. Un esempio tra tutti, io non voglio adesso annoiarvi perché è troppo lunga, però vi cito un esempio. Nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, ad esempio nel settore ortofrutticolo, vi è la possibilità, qualora ci sia un'offerta eccedentaria di prodotti in determinati periodi dell'anno, di ritirare del prodotto in modo da abbassare l'offerta e far un po' rialzare il prezzo, soprattutto per quei prodotti che sono considerati deperibili. La cosiddetta frutta estiva, immaginate le pesche, le susine e le nettarine, no? Noi abbiamo avuto questo problema purtroppo negli ultimi anni a causa dell'embargo russo, quindi la Russia ha chiuso i mercati. Non la frutta estiva non transitava, non andava più in Russia, non tanto quella italiana ma quella spagnola si è riversata nel mercato europeo, creando praticamente una congestione, un congestionamento dell'offerta, e quindi è stato necessario ritirare quel prodotto. Questo prodotto deperibile ha avuto dei problemi perché non sempre gli enti caritativi riescono a smaltire questo prodotto. Ed ecco qui quello su cui si sta lavorando. Si sta lavorando per far sì che questo prodotto possa essere trasformato in succhi, quindi conservato, meglio conservabile, e a questo punto evitare, praticamente limitare l'eccedenza e utilizzarlo per fini alimentari. Questo è uno volevo portare questo come esempio di quegli argomenti per cui gli sprechi, la problematica degli sprechi sta entrando all'interno della politica agricola comune. Ve ne sono altri, io comunque devo dirvi, rimango comunque a disposizione e poi lascerò i miei riferimenti per qualsiasi chiarimento. Altra cosa, a livello nazionale la legge Gadda ha istituito un tavolo di coordinamento. Ha un titolo lunghissimo sto tavolo, io amo le cose brevi, ma ha un titolo immenso, l'ho preso appunto adesso, si chiama Tavolo per la lotta agli sprechi e all'assistenza alimentare, quindi non è neanche possibile usare un acronimo per quanto è lungo. È un tavolo istituito presso il Ministero, non è un qualcosa di nuovo, il tavolo in realtà esisteva già dal 2012, ma si occupava prevalentemente di assistenza alimentare, adesso con la legge GAD è stato potenziato. È un tavolo a cui partecipano tutti i ministeri competenti, le istituzioni, tutta la filiera produttiva, adesso ne vedo qualcuno, delle organizzazioni professionali e in particolare gli enti caritativi. Si tratta di circa 40-45 componenti, credo. Il tavolo ha un mandato sulla parte sprechi alimentari, ha un mandato ben preciso, ha il mandato di formulare delle proposte. Volevo dirvi brevemente cosa sta facendo questo tavolo, che può essere anche interessante per i ragazzi, per i nostri ragazzi. Noi abbiamo emanato un bando, le risorse molto limitate, abbiamo fatto una prova, abbiamo messo 500.000 euro, sono delle risorse finanziarie che provengono dall'assegnazione della legge Gadda, per il sostegno di progetti pubblici e privati innovativi nel campo della prevenzione dell'eccedenza. Abbiamo iniziato così, pensavamo di ricevere una ventina, 25 progetti, abbiamo ricevuto 330 progetti. Ho dovuto istituire una commissione composta da numerose persone per esaminare questi progetti, moltissimi progetti dalla società civile, dalle università, anche voi. Lo dico.
Quindi un successo tale che ci ha, che da una parte fa piacere, dall'altra parte mi ha quasi bloccato l'attività della direzione. E per l'anno prossimo abbiamo deciso di incrementare queste risorse, perché volevamo, come progetto pilota, provare ecco, a mettere delle risorse limitate. Quindi a fine anno emaneremo un altro bando analogo, irrobustito da altre risorse finanziarie, ma come tavola abbiamo anche esaminato approfonditamente la tematica segnalata dai membri. Cioè, il tavolo è un punto di incontro, è un punto in cui si discute, in cui ognuno può portare le proprie esperienze in materia, nella fattispecie in materia di sprechi alimentari. Abbiamo anche esaminato quali prodotti, oltre quelli alimentari, siano potenzialmente interessanti ai fini del recupero, e per questo stiamo collaborando in maniera molto efficace con il Ministero delle Finanze per allargare la possibilità di donazioni non solo agli alimenti, ma anche per farmaci e bestiario. E poi ecco, stiamo implementando anche un osservatorio, questo è molto importante, è un qualcosa di utile, un osservatorio unitamente al centro di ricerche in agricoltura, economia e agricoltura, il CREA, che servirà per la raccolta e l'elaborazione dei dati sulle eccedenze. E qui vi dicevo ecco, l'importanza di avere una metodologia, dei numeri certi che ci consentono di poter individuare l'obiettivo. Partecipiamo anche a livello comunitario. Dicevo che l'Unione Europea si sta molto interessando della problematica, ha istituito una piattaforma, Platform on Food Losses and Waste, a cui noi partecipiamo attivamente. Vorrei avviarmi alle conclusioni. Io mi auguro, mi scuso perché anch'io sono tornato come il Presidente della Porta di Sera a Bruxelles, quindi mi attendono altri impegni, però sarei rimasto molto, davvero molto volentieri, e mi complimento per l'articolazione dell'incontro utilizzando praticamente le tavole rotonde, che sono tra l'altro ecco, su cui si può interagire molto meglio che con una relazione, con una semplice relazione. Credo che da oggi, e mi auguro che da oggi, si possano trovare delle indicazioni, degli spunti importanti in modo da proseguire in questo percorso che deve essere condiviso. Io vorrei portare la mia esperienza come presidente di questo tavolo di coordinamento. Io ho visto che noi lavoriamo, cooperiamo bene, facciamo tutto in completa condivisione, se c'è questo i risultati non tarderanno a raggiungere. Peraltro posso aggiungervi, e lo aggiungo qui, come Ministero noi siamo disponibili anche a rafforzare le attività del tavolo, a renderle maggiormente trasparenti. Stiamo lavorando per questo ad un sito web in cui metteremo tutti i lavori del tavolo, e siamo disponibili anche a portare in ambito europeo la nostra esperienza, anche al fine di costruire un approccio comune alla materia. Forse sono stato un po' troppo lungo, comunque vi ringrazio per questa opportunità e buona giornata a tutti. Grazie.